muore in cucina, eh? Perché ci sono i frigoriferi, ci sono le tappe che aspirano, il rumore è bello forte. Sì, io sono Stellari Marina, sono nata qui a Conselve e ho fatto la vostra scuola. Ho cominciato a lavorare in un ristorante nel 1989 a Padova e poi ho cambiato da Padova, dopo 10 anni di gestione di Padova, sono venuta qui a Conselve e ho acquistato questo ristorante che era un'antica trattoria del paese e mi sono messa a lavorare qui. E sono 14 anni adesso, nel 2014 sono 14 anni che noi siamo qui. Questa parte qui era un'antica osteria del paese e qui c'era lo stallo delle biciclette. Qui i viaggiatori che andavano a Padova, perché di fronte c'è ancora la vecchia stazione, non so se vedete quella casettina che hanno ristrutturato un po' più avanti, la vecchia stazione del trenino che da Bagnoli portava a Padova. E chi doveva andare a Padova veniva a prendere il treno qui e lasciava le biciclette, i cavalli all'interno di questo cortile. La trattoria era solo questo pezzo qui, è rimasta la stessa, abbiamo mantenuto la stessa struttura. Che cibi è che fate qua? Beh, principalmente la cucina veneta, i piatti tradizionali che mangiate anche a casa, che so, il mousse in toccio, il baccalà, la trippa e poi qualche altro piatto più particolare. Hai fame? Sì. I vigoli, la pasta fatta in casa, il pane qualche volta. Il mio papà veniva da una tradizione di osti, il gestore dell'osteria è l'oste, quello che serviva il vino, serviva qualcosa di il salame, la polenta e mi ha aiutato finché c'era, mi ha aiutato qui. Adesso sono con mio marito e i miei due ragazzi. Io ho una domanda. Dica. La domanda è come, se ci può raccontare, come è iniziata la sua passione, la sua proprio personale passione per la cucina? Non lo so, è una cosa che uno sente e segue l'istinto, quello che sono le capacità, l'amore di fare qualcosa e uno segue la sua strada. Fortunatamente l'ho trovata avendo intrapreso tutt'altra carriera e mi sono un po' improvvisata, non ho fatto la scuola alberghiera, perciò sono autodidatta e ho fatto tantissimi corsi, ho lavorato assieme a cuochi molto importanti e pianino sono arrivata qui. Abbiamo allargato, tinteggiato, ripulito, rimesso in ordine, rifatto una cucina nuova, perché ci sono delle regole da rispettare, non è che uno si improvvisa. Sai fare un'altra cosa tranne cucinare? Un'altra cosa? Che so fare bene? Ma forse la mamma, ma è un'altra cosa che posso far bene? Oppure il mio diploma è di massoterapia, facevo massaggi, li ho dimenticati, ma qualcosa di bene sapevo fare. In quanto siete che lavorate qui? Siamo un bel po'. Io ho 3 ragazze, oltre a me e mio marito ci sono 3 ragazze, Laura, Luisa e Patrizia in sala. Poi ho un cuoco in cucina che si chiama Antonio, un aiuto cuoco che si chiama Simone, la lavapiatti che si chiama Marianna e poi siamo a posto. Ho vinto qualche premio, prima di qua forse no, qui ho partecipato a delle gare e mi sono classificata bene. Ho avuto tanti riconoscimenti, tante pubblicazioni sui giornali, l'ultima mia fatica è un libro che ho scritto qui sulla cucina vegetariana. E poi trofei, il trofeo più grande è lavorare.
Io ho partecipato alle regate della San Pellegrino Cooking Cup, ne ho fatte tre, la prima e la seconda, mi sono classificata seconda, e il punteggio è calcolato in base al tempo che si prepara il piatto e all'arrivo della barca a vela all'isola di San Giorgio a Venezia. È una regata molto famosa. Sempre a categorie, perciò c'erano diversi premi. Ecco, e poi il riconoscimento, sono stata pubblicata sul Times, su tutte le riviste che vedete appese lì, sono tutti i giornali dove hanno fatto articoli sul mio locale. Gli ultimi sono sulla cucina vegetariana. Noi seguiamo un progetto di consumo di prodotti del territorio. Rimane un po' una filosofia che adesso vedo sta prendendo piede del consumo a chilometri zero. Allora, mangiando un prodotto del territorio si è sicuri che non è stato cresciuto o spinto con fertilizzanti e sia un prodotto più sano, ecco. Ma perché ti è venuta la passione per la cucina? A me piaceva cucinare, voi non cucinate a casa, nessuno? Neanche un Sì, ovetto? Ah, ecco, delle volte, qualcosa? sempre. Cosa fate? Ma di solito Un panino. no, io faccio le piadine. Ecco, vedi. Io sì, un panino e basta. Chi fa la pizza? Io. Ecco, guarda qua, guarda quanti cuochi. Il mio papà era macellaio, perciò a casa mia piatti di carne c'erano sempre. Mi ricordo la trippa, le polpette, scatolette, sofficini, nemmeno l'ombra, perché la mia mamma in casa non aveva, non c'erano. I dessert, li fate voi oppure li comprate? No, faccio tutto io. I dolci sono di mia competenza, dolci, pane, facciamo tutto noi, compriamo pochissimo. Quello che va via di più forse il baccalà, i bigoli in salsa, sono le cose proprio legate a quello che è la tradizione e il territorio. Beh, io ho un riscontro così di clientela molto affezionata, clientela che ritorna per tutte le occasioni, che magari sono 10 anni che mi segue. Qualcuno ha anche 20 anni, magari non spessissimo, ma ho dei clienti dove il rapporto con i clienti di vecchia data non è più cliente e fruitore di servizio, ma è un qualcosa di familiare, c'è uno scambio, la conoscenza di cose di famiglia, perciò è anche un posto dove la gente sta bene. Ma io ho riscontrato questo, che quando vengono stanno bene. Uno si rilassa, sta qui, non pensa ai suoi guai e va fuori che è sereno. Cosa vuol dire l'Oca di San Martino? L'Oca di San Martino è una tradizione qui del territorio. L'11 di novembre si mangia l'oca perché porta fortuna e perché il proverbio è chi non mangia l'oca a San Martino vede il becco di un quattrino.